ci troviamo sul colle di Santa Barbara, nel comune di San Marco dei Cavoti, un colle particolarmente importante grazie alla sua collocazione a ridosso del fiume Tammaro, nella valle, quindi un luogo che è stato utilizzato come controllo sull'importantissima via di collegamento tra il nord e il sud, che è conosciuta come il tratturo Pescasseroli-Candela. Evidenze archeologiche della sua frequentazione fin dal IV secolo a.C. sono i resti delle mura poligonali di epoca sannitica, appunto, che hanno i loro corrispondenti con la cinta sannitica di Sepino e anche di Morcone. Sicuramente era un luogo di avvistamento e di comunicazione con altri colli di posizioni simili. Con la dominazione romana questo colle sarà stato abbandonato, è stato abbandonato e probabilmente è continuata la sua frequentazione soltanto come luogo di culto. Ed è la stessa funzione che conserva ancora oggi questo luogo, quello del culto di Santa Barbara, appunto, che era una delle quattro parrocchie che esistevano nel feudo di San Severo. Però ritorna a vivere come abitato a partire dal X-XI secolo e appartenuto quindi al Marchesato di San Marco dei Cavoti fino all'Unità d'Italia. Sicuramente all'interno del Marchesato ha avuto una grande importanza. Oggi c'è grande interesse a livello locale, anche a livello scientifico, su questo luogo. Il Liceo Classico Rosario Livatino già da qualche anno si sta interessando di studiare quest'area e all'interno proprio di un progetto PON ha fatto uno studio proprio sulla funzione di questo colle a ridosso del tratturo. E a livello comunale negli ultimi anni si è provveduto a una sistemazione di percorsi paesaggistici e naturalistici, per cui è possibile entrare nel bosco e fruire di spazi attrezzati e visitare le evidenze storiche e archeologiche ancora presenti e in discreto stato di conservazione.